Torna a salire il numero dei detenuti nelle carceri italiane, 53.619 al 31 luglio, a fronte di una capienza totale di 50.558 posti, numeri che significano un sovraffollamento di 3.061 detenuti. Praticamente servirebbero quasi due istituti come quello napoletano di Poggioreale, il più capiente d'Italia, per collocare tutti i detenuti. I dati dell'amministrazione penitenziaria non lasciano dubbi, sebbene la situazione sia migliore di quella pre-Covid. La pandemia infatti ha svuotato le celle perché tutti coloro che dovevano scontare pene minori hanno potuto richiedere la detenzione domiciliare. Più della metà dei detenuti, quasi 36.000 comunque, deve scontare una pena definitiva e rappresenta lo zoccolo duro della detenzione. Le donne sono poco più di 2.000 e una trentina di loro accudisce i propri figli anche dietro le sbarre. La maggior parte dei reclusi è di origine straniera, marocchini, romeni, albanesi, tunisini e nigeriani soprattutto. Tra le strutture più sovraffollate c'è il Regina Coeli di Roma, con 400 detenuti in più, e la casa di reclusione di Milano Opera, con altre 328 persone, oltre la capienza massima.